I found somebody, I say you don't cross my mind. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi mi vedete in una postazione diversa, in una location diversa, perché farò un video che non ho mai portato sul mio canale, ma che in molti di voi mi hanno chiesto. Sto parlando della mia workout routine. All'inizio ho dovuto un po' capire come strutturare questo video non avendolo mai fatto, e alla fine sono arrivata alla conclusione di strutturarlo in due parti. La prima parte, in cui vi darò dei consigli su come allenarsi nei migliori dei modi, come trovare la motivazione, come rimanere costanti. Chiaramente sono tutti consigli che ho imparato un po' con le esperienze, che almeno a me sono utili, quindi voglio assolutamente condividerli anche con voi, perché so che non è mai facile approcciarsi al mondo del workout, più che da un punto di vista fisico, proprio da un punto di vista psicologico. Quindi avere magari dei piccoli consigli, delle cose che ti stimolino, è sempre un bene. E la seconda parte poi sarà il mio workout effettivo. Chiaramente ogni giorno il mio workout cambia, però vi mostrerò una giornata tipo di allenamento. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito. La prima parte appunto è quella che racchiude tutti i consigli che volevo darvi. Metto le mani avanti e dico che io non sono assolutamente laureata in queste cose, non le ho mai studiate, non sono una personal trainer, nulla di tutto ciò. Tutto quello che vi dirò sarà frutto della mia esperienza personale, vi dirò tutto ciò che a me personalmente serve per essere costante, per essere motivata negli allenamenti, quindi prendete le mie parole con le pinze, semplicemente volevo condividerli con voi. E il primo punto della mia lista è assolutamente l'obiettivo, il focus. Io ho proprio cambiato il modo di vedere l'allenamento, il workout, quando mi sono imposta un po' un focus da seguire, un obiettivo da raggiungere. E questo in realtà un po' in tutte le cose della vita, non solo nell'allenamento. Avere un focus, avere un obiettivo, uno scopo ci aiuta non solo a iniziare ma anche poi ad andare avanti, perché è quello secondo me il difficile un po' di tutte le cose. Il secondo punto in realtà si lega un po' al primo, ovvero trovare il vostro allenamento. Non è facile, perché secondo me ci sono molte varianti da mettere insieme, però chiaramente potete fare in diversi modi. Il primo, che secondo me è forse quello più adatto per chi si sta approcciando al mondo degli allenamenti, dei workout, è quello di rivolgervi a delle persone competenti. Perché vi dico questo? Perché io adesso vedete che sono diciamo da sola in questo percorso, che non mi sono rivolta a nessuno, ma quando ho iniziato ad allenarmi all'inizio avevo una persona, non dico che mi seguiva, ma che aveva fatto una scheda adatta alle mie esigenze. Chiaramente da lì nasce l'esperienza e poi si impara un po' ad autogestirsi, però all'inizio, se proprio non si ha la minima idea di cosa fare, da dove partire, la cosa migliore da fare è rivolgersi a qualcuno di competente. Il terzo consiglio, che forse può sembrare un po' scontato ma per me non lo è affatto, ovvero trovare il posto più adatto a voi per allenarsi. Io ho imparato veramente col tempo, ma tanto tempo, a capire che la palestra non era il posto in cui mi sentivo più a mio agio, e infatti nell'ultimo vlog ve l'ho anche un po' spiegato. E mi trovo molto meglio e riuscivo ad avere un allenamento più performante a casa. Quindi cercate di sperimentare, andate ad allenarvi al parco, allenatevi a casa, allenatevi in garage, in cantina, andate in palestra, iscrivetevi, insomma cercate veramente il luogo in cui vi sentite più comfort, in cui vi sentite più voi stessi durante l'allenamento. Il quarto step è uno step che per molto tempo io ho veramente ignorato al massimo, ma che ultimamente mi ha proprio svoltato gli allenamenti, ovvero l'abbigliamento. Adesso so che potrà sembrare anche questo un punto stupidissimo, perché uno dice che cosa c'entra l'abbigliamento quando ci si allena. In realtà a me personalmente anche il vedermi vestita carina durante l'allenamento è un qualcosa che mi motiva, e proprio per questo devo ringraziare lo sponsor del video di oggi, che è Glow Mod, ovvero la linea sportiva di Shein. Vi ho già mostrato i loro prodotti in passato e sapete che li amo letteralmente, e mi hanno mandato un sacco di cosine nuove che io chiaramente ho già provato. E tra l'altro tutte queste cosine sono adattissime per questa stagione, perché sono tutte estremamente colorate, ciò di cui sono innamorata in primis, perché per me è sempre stato molto difficile trovare dei leggings così. Sono appunto proprio i leggings, non vi so spiegare il materiale perché è veramente super super elastico, morbidissimo, infatti sembra quasi burro, va a fasciare bene, non stringe, cosa importantissima. Sono belli a vita alta e qua sopra hanno questa fascia che va secondo me a valorizzare molto il punto della vita. Hanno un sacco di taglie, sono molto traspiranti, come potete vedere anche un
un sacco di colori. E chiaramente poi abbiamo anche i top. I top sono fatti principalmente in due modi. Abbiamo questi qui che sono i classici top da palestra che noi tutte conosciamo, quindi imbottiti, anche questi qui super super morbidi con questo bellissimo incrocio dietro. E poi abbiamo un tipo di top che io personalmente non avevo mai provato, ma con cui mi sono trovata benissimo, e sto parlando di questo qui, che in realtà è un top però fatto a canottierina. Infatti, come vedete, è più lungo dell'altro, sembra un po' una canottierina, quando in realtà è un top anche lui, perché dentro è imbottito, ha le coppe che sostengono, che reggono, che vanno anche a dare volume. E per ultimo abbiamo le giacchettine. Questa qui, se mi seguite da un po', l'avrete già vista in un video haul, ed è appunto questa giacca fatta sempre con lo stesso materiale, super super morbido, ormai non me lo ripeto nemmeno più, molto elastica anche questa. E il dettaglio che amo è anche questo qui della manica, fatta così con il buchetto per il pollice. Li ho lavati e rilavati e sono ancora in perfette condizioni, non si sono rovinati, sono rimasti intatti. E chiaramente il punto più a favore di tutti è il prezzo, perché molto spesso l'abbigliamento sportivo ha un prezzo un po' elevato, mentre loro, essendo di Glow Mod, che è la linea appunto sportiva di Shein, hanno il vantaggio di essere molto molto economici. Quindi se volete spendere poco ma avere allo stesso tempo dell'abbigliamento sportivo valido, io vi lascio il link dei prodotti di Glow Mod sotto nell'info box e provateli assolutamente, perché non ve ne pentirete. L'ultimo punto della lista è imporsi il tutto come impegno. So che non è facile, soprattutto all'inizio, integrare la workout routine nella nostra routine di tutti i giorni. Non è facile perché appunto bisogna imparare a ritagliarsi del tempo per fare workout, per allenarsi, però bisogna proprio entrare nell'ottica di prenderla come cosa che bisogna fare ogni giorno, cioè come la mattina vi alzate, vi lavate la faccia, i denti, tutto, come qualunque altra cosa che fate nel vostro quotidiano, anche l'allenamento deve essere inserito come parte integrante della vostra routine. Quindi datevi dei giorni, datevi degli orari se vi serve, però veramente ritagliatevi quell'oretta, quell'oretta e mezza, quelle due ore di tempo per allenarvi e per dedicare del tempo al workout. Ok ragazzi, eccoci qua con la seconda parte, che è quella del workout vero e proprio. Se mi seguite da un po' saprete sicuramente che io negli ultimi 5 mesi praticamente mi sono allenata solo seguendo i video di questa ragazza che si chiama Anna. Potete trovarla sui social come Growing Ananas oppure Grow with Anna, in questi due modi. Ed è una ragazza che propone dei workout, chiaramente, che potete fare tranquillamente a casa. Molto spesso sono a corpo libero, altre volte propone anche allenamenti con magari gli attrezzi come i pesi, le loop band, eccetera eccetera. Ma mi piace ogni singolo allenamento che propone. Molto spesso propone degli allenamenti che non hanno ripetizioni, cosa che per me è una manna dal cielo, perché il tempo del workout mi passa molto più in fretta, mentre quando ci sono ripetizioni mi sembra di allungare il tutto, anche se chiaramente è solo una cosa psicologica. Non lo so, mi piace un sacco, mi piace la durata dei suoi workout, come li imposta, gli esercizi che fa fare, eccetera eccetera. La cosa comodissima che io adoro è che lei propone dei programmi da seguire, dove ogni giorno ci sono dei workout, quindi la cosa è molto comoda perché non dovete stare lì a pensare: ok, oggi ho fatto gambe, quindi domani faccio braccia, quindi dopodomani faccio addome. Lei vi propone un programma e voi molto semplicemente seguite giorno per giorno il workout che lei inserisce in quella determinata giornata. Se però avete visto l'ultimo vlog saprete che ho iniziato anche da qualche giorno ad andare in palestra, questo perché ero molto contenta dei workout fatti a casa, ma vedevo che mi mancava proprio la parte di cardio, che purtroppo da fare a casa è un po' difficile perché tende a limitarsi sempre agli stessi esercizi, che secondo me non sono efficaci quanto magari camminare sul tapis roulant, correre sul tapis roulant, fare cicletto, tutti gli altri attrezzi di cardio. Quindi ho iniziato semplicemente ad andare in palestra integrando i workout di Anna con un po' di cardio. Quindi mi vedete già vestita, ho messo il mio completino di Glow Mod, preparo la borsa e vado. Tornata a casa dall'allenamento. In realtà sono tornata tipo a casa un'oretta e mezza fa, ma dovevo finire un compito da consegnare e la scadenza era entro mezzanotte, quindi ho dovuto fare quello, ho dovuto dare priorità a quello. E adesso, alla bellezza delle 23:40, sto finalmente mangiando. Chiaramente ragazzi, questa è stata un'eccezione, di solito torno dalla palestra che sono tipo le 10:15, 10:30 e mangio subito. Detto ciò, vi faccio vedere quello che mi sono preparata. Questo ragazzi è il piatto che mi sono preparata, quindi 4 mozzarelline,
questi qui piccolini che mi piacciono un sacco. Questi qui che vi ho fatto già vedere in qualche video e sono degli sticks vegetali fatti di cereali che vengono venduti con questa cremina all'aglio buonissima. E poi qui c'è semplicemente una fetta di pane con un po' di sottiletta sopra. Onestamente non so se sia tanto o poco come pasto post workout. Io su questo vado molto a sentimento, nel senso che dipende da quanta fame ho, dipende quanto ho mangiato prima del workout. Di solito prima di andare in palestra, magari verso le 7 così, faccio una specie di merenda un po' più abbondante e la faccio circa 2 orette prima di andare in palestra, così da non essere appesantita però ad avere comunque la pancia piena e le forze e non soffrire la fame. E poi quando torno a casa la sera mi mantengo abbastanza leggera. Comunque è veramente assurdo quanto la palestra di sera mi rilassi, cioè bellissimo, vi giuro, mi piace un sacco. C'è pochissima gente, quindi sei totalmente magari da sola nella saletta, stupendo. La mattina mi piace perché mi fa iniziare la giornata con grinta, con carica, sapendo di aver fatto comunque già qualcosa di produttivo di prima mattina. Però la sera trovo bello. Eccomi qua ragazzi, io chiaramente ho anche finito di farmi la doccia, una bella skincare, mi sono messa il pigiama, adesso vado a letto perché sono distrutta. Tra l'altro lasciate stare i miei occhi che sono super rossi, super gonfi, ma in questi giorni l'allergia mi sta ammazzando. Detto ciò ragazzi, spero come sempre che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se come tipologia vi è piaciuto, se avete delle curiosità, delle domande, lasciatemele sotto, cercherò di rispondere a tutte quante. Se vi fa, seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok e Vinted, e noi ci vediamo prossimamente con